Buongiorno ragazzi da Time Central. Da Grand Square. Buongiorno ragazzi da Grand Central, New York, parte un nuovo succulento video. Siamo nella stazione più famosa di New York. Questa stazione è famosa perché ci hanno girato un sacco di film, ma diciamo film a caso, tanto si fidano. Tipo qui hanno girato Una poltrona per due, Die Hard, la scena dell'inseguimento, e Titanic, la sera del ballo, era qua. Ma non è vero. Senza saperlo siamo finiti dentro un Apple Store all'interno della stazione di New York, ma totalmente all'aperto, cioè che fa parte della stazione. On your left, the Manhattan Bridge. And on your right, the Brooklyn Bridge. Spero che sia il Manhattan Bridge quello lì, tra l'altro. Sono molto carini da vedere, ma se ci pensate non sono altro che topi con la coda un po' più bella, fondamentalmente. Piccola, 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 laggiù c'è la Statua della Libertà. E non la vedrete più grande di così nei nostri video, perché non ho intenzione di andarmi a prendere un freddo della Madonna per farvela vedere, ragazzi. Venite a New York e guardatela. Che brutto carattere. Parecchio brutto. No, perché Franci mi vuole portare a vederla. Ragazzi, la Statua della Libertà è più bella vederla dal battello che andare fin là sull'isola. No, io difatti voglio vederla dal battello, eh. Ed è ancora più bella se la vedete da qua, proprio da lontano. Cioè, immaginando, perché alle volte, cioè, il piacere della Statua della Libertà è essa stessa la Statua della Libertà. Mmm, che profumino di cozze che c'è qua. Volevamo andare in un posto che però apre a mezzogiorno, quindi sempre qua a Dumbo siamo entrati da One Girl Cookies e ci siamo presi, voi direte, un cookie. No, ci siamo presi in panina al formaggio, perché siamo un po' pazzi. Più flat white, che sarebbe una sorta, come lo traduciamo flat white? Non è né un cappuccino né un latte. Latte macchiato. Qualcosa di, non è neanche proprio un macchiato, però vabbè, raga, quella famiglia lì. Qui gli americani sono gente semplice e secondo me panino col formaggio, pickles, sì, e mostarda. Per voi che guardate uno spuntino, ma sono le 9, quindi per me è la colazione. Ma non ditelo a Franci, sennò si incazza che lei ha organizzato tutti i video con solo spuntini, solo colazioni. Io mo me faccio la colazione, raga, chiamatela come volete. Siamo entrati a caso in questo posto. Secondo me, se chiedete un grilled cheese sandwich qui, più o meno, che complicazione è? Ci sono anche i cetriolini e una salsina di semi di senape. Non è neanche una salsa, sono proprio semi di senape. Semplicione, è buono, no? Mm. Dopo tante cose complicate. Nei semi di senape c'è tipo il miele o comunque c'è del dolce, perché sono agrodolci. Turbo. Raga, ma che figata è il camion dei pompieri a New York. Anzi, che figata è il fatto che i pompieri qui non si chiamano pompieri, qui si chiamano firefighters. C'è un nome da Avenger, cazzo. Meglio di firefighters c'è solo Batman, secondo me. Non è la prima volta che veniamo qua, ma tutte le volte che veniamo qua devo dire che fa sempre impressione. Momento relax sulle panchine del World Trade Center. Non abbiamo più voglia di fare niente, ragazzi. Adesso stiamo qua 6 ore a prendere il sole sulla panchina. No, perché adesso Franci voleva andare a prendere il battello per andare alla Statua della Libertà. Mi va tantissimo. Per andare a Ellis Island. Ellis Island, sì. Mi va ancora di più. Quindi? Andiamo a fare cose, a vedere gente, a stringere mani. Le due cose che dovete sapere se venite a Wall Street. La prima è che dal 2001 c'è degli attentati, lo stock exchange è chiuso, cioè non potete entrare dove c'è la borsa, per intenderci. Credo che questo lo sappiate già. L'altra cosa da sapere è che se venite a fare la foto al famoso toro, c'è almeno tanta gente così. Tutti i giorni, tutte le ore. E siccome non possiamo farci un video con il toro senza che ci sia qualcuno attorno, ho deciso che finiscono tutti nel mio video.
E a dove proseguiamo, Franci? A prendere un battello per cercare di vedere una certa statua della libertà. Ma una a caso, cioè non proprio quella famosa. Pare che siamo arrivati al porto. Che qui sarebbe un molo, non sì. Un porto. Ma la nostra community lo sa che sei un po' boomer dentro. Da dove partono le barche, le zattere, i pescherecci e le cose che vanno sull'acqua. Questo trucchetto del ferry gratis lo conosce tutta New York, ragazzi. Non è trucchetto, basta informarsi. È un easter egg di New York. È un easter egg di New York. È un traghetto a gratis. E quando è a gratis c'è un sacco di gente. Anche noi. Allora, quando venite a prendere il ferry per andare a Staten Island, preparatevi alla seguente scenetta. Ci sono due grosse porte, la gente si accalca a una delle due porte e poi a intervalli di 5 minuti, tipo concerto, c'è qualcuno che fa una scorreggina nell'altra porta, tutti si spostano nell'altra porta, poi di nuovo tutti nella porta 1, poi tutti nella porta 2 e avanti così, tanto non saprete mai qual è quella corretta, per cui seguite un po' il gregge. Welcome aboard this Staten Island. Ai, che bellino, che ti ho portato in un bel posto. Pay attention to the following safety announcements. During docking, stay off the stairs, ramps and landings. L'effetto che fa la Statua della Libertà è lo stesso che vi fa la Gioconda al Louvre. È piccola! Ve la immaginate più grande! Prima di entrare c'era talmente tanta gente che Franci diceva: A, non entreremo, B, vorranno tutti fotografare la Statua della Libertà. Come potete vedere, la maggior parte della gente non gliene frega un cazzo. Siamo giunti da Black Seed Bagels, siamo in zona Nolita. Questa è la zona nostra preferita di New York, quella tra downtown e midtown. Non c'è nessuno, tra l'altro, sarà perché sono le 2:30. Esatto. Siamo in attesa di due super bagels. Ci abbiamo messo dentro di tutto. Ti pare che non lo riempio a nastro? Giano? Ti hanno pure scritto il nome giusto. Non ci posso credere. Questo non vale perché gli ho fatto lo spelling in cassa. Ta-dam. Allora ragazzi, prima di tutto, se venite a New York, un appuntamento bagel lo dovete comunque fare, perché in questa città ci sono un sacco di posti buoni che li sanno fare veramente bene. Questo posto vi permette di personalizzarlo. Nella fattispecie noi abbiamo caricato il primo con, vediamo se mi ricordo, salmone affumicato, cream cheese, capperi, cipolle rosse e credo basta. Ve lo dividono già in due metà, quindi è anche molto pratico. Dopodiché non vi resta che assaggiarlo. Ah, c'era anche il cetriolo. Così come per l'hamburger, non esiste un modo educato per mangiare il bagel, sappiatelo. E non potevamo mica limitarci a uno. Il secondo bagel è personalizzato in maniera diversa. Pimento, quindi sarà un po' piccantino. Il pastrami, ho dimenticato tutto il resto. Cetriolo, cream cheese, credo basta. Proviamolo. Questo addirittura era diviso in quattro. Buono? Mi aspettavo più pastrami, sto spettacolato. Vado a lamentarmi. Abbinamento cream cheese con il pastrami e il cetriolino, tanta roba. Allora, per me Black Seed è un grande sì. A me ha messo giusto appetito, quindi ci facciamo una passeggiatina qui nei dintorni e poi ci spostiamo alla prossima tappa. Ragazzi, abbiamo speso $33.90. E adesso, ragazzi, andiamo lassù. Paura, eh? Ci va anche bene perché non c'è neanche coda. Aspettiamo a dirlo, però, vediamo in cima. Thank you. Qua spiegano come rendere i grattacieli ecosostenibili, riciclando aria, acqua, energia solare, cose varie. Bello! Diciamo che con i video Walt Amari ci siamo. Good morning everyone, welcome. Siamo nell'ascensore finale che dovrebbe fare 101 piani in 50 secondi circa. In pratica quello che vedi in questi schermi simula quello che vedresti salendo. Come gli Instagrammer. Ho un po' paura. È bellissimo e la motivazione per cui non c'era coda è che tira un vento assurdo. Bello è bello, però fa un freddo, raga. Non so se ve lo consiglierei. No, io ve lo consiglio. Ecco, poi nella mia prossima vita, quando trovo del coraggio che mi avanza, potrei fare anche questo.
altro che canale YouTube, io voglio la foto con il watermark del The Edge. Scorri perché ci sono varie opzioni. Queste qua sono le foto di mio cugino, quello bravo che sa usare Photoshop. Praticamente, raga, ci hanno fatto la foto contro un muro e poi ci hanno photoshoppato in tutte le situazioni. Ok, bella la vista. Andiamo a mangiare. Non vi diciamo quanto abbiamo pagato perché la risposta è sempre troppo e andiamo a mangiare. Siamo da Luke's Lobster, che ha tante sedi, ma credo che noi abbiamo azzeccato la più scrausa di tutta New York. L'importante è che il panino sia buono, raga, ricordatevelo. One lobster roll, please. The small one or the big one? The big one. Ok, bene. Ragazzi, che ne dite? Alla vista, secondo me, promette bene. Adesso capiamo anche al morso. Non potevamo non prendere un paninaccio alla ragosta. Ragazzi, dammi un morsaccio ignorante fatto bene. Posso dire una cosa? Anche due, il tuo canale. È freddo. Ah, è freddo? Com'è freddo? Eh sì, perché sarà tipo aragosta marinata e la tengo lì. E nel frattempo sentite queste voci, perché capita che a Milano non ci si incontra mai e poi improvvisamente a New York spuntano dei personaggi. Succedono cose. Ma guarda, io e Lore non ci vediamo mai. Inception con Lorenzo. Sto venendo sbloccando foto. Franci, che dici di sto panino? È buono. Ci sta? Sì, non è una vaccata come altre cose che abbiamo mangiato. Vado anch'io allora. Tiepidina sarebbe stata meglio, forse, ma è buona. Esatto, forse qualche grado in più, però non è male. Vale il prezzo che costa? Questo, ragazzi, è il quesito da chiedersi qua a New York, perché costa tutto troppo caro. Rieccoci usciti da Luke's Lobster. C'è anche stato un momento ospite con Favij e Surri, che casualmente si trovavano qua a New York, per cui ci siamo beccati. Ragazzi, allora, panino con lobster. Sgrauso, parecchio sgrauso, però buono. Ce l'aspettavamo un pochino più tiepido perché era un po' freddino e ovviamente un pochino più economico, ma ormai ho perso le speranze. Dopo che abbia fatto sta cacata devo scendere da qua. Io sono molto fragile, sono come Marco Van Basten. Cioè qua rischia l'infortunio a vita. Oppala! Raga, il camioncino dei gelati che fa la musica come nei film. Ecco, adesso che ho premuto rec ha smesso di far la musica. Avrà pensato che siamo due pirla. Siamo appena atterrati a Milano e ci stavamo dimenticando di fare questa chiusura. E noi ci auguriamo che questa serie di video su New York vi siano piaciuti. E vi ricordo anche... Rimanete seduti con le cinture allacciate e trovate su Instagram tutte le storie che Francia ha fatto in questi giorni, pinnate in evidenza su New York se dovete andare a New York. Quindi questo è un ottimo motivo per seguirci anche su Instagram.